Oggi conferisco i miei preferiti 2023. Partiamo dal primer, e sicuramente il primer utilizzato di più è questo di Refai. È proprio il primer che piace a me, super idratante, che va anche a illuminare e lasciare la pelle proprio sana. Fondotinta, BB cream, eccetera, eccetera, ce ne sono stati tantissimi. Infatti, su YouTube c'è proprio il video dedicato in cui parlo anche degli altri miei preferiti. Però quello che ho utilizzato di più in realtà è questa BB cream, proprio perché durante tutti i giorni voglio qualcosa di leggero che va a uniformare, ma non eccessivamente. Questo è l'effetto sul viso, quindi leggerissimo, ma come vedete va a uniformare perfettamente le discromie. Guardate che bello l'effetto. Adoro, facciamo anche quest'altra parte. Passiamo ai correttori. I miei preferiti sono stati questo aranciato di Huda Beauty e questo classico di Natasha Denona. Vado prima con il pescato, qui nella zona più scura dell'occhiaia, e poi andiamo a correggere sopra con questo di Natasha Denona. Per quanto riguarda il bronzing, mi è piaciuto molto questo di Elf. Si suma proprio bene, anche il colore mi piace molto. Gli blush in crema ne ho tanti che mi piacciono, però ultimamente mi piace tantissimo e è diventato il mio preferito questo di Makeup by Mario. Colorazione Soft Pop, che è questo rosa carne, super bello, naturale e applicato con il suo pennellino. Ciao, lo amo. È arrivato il momento di settare tutto quanto e vado ad utilizzare questa cipria di NARS, che è perfetta per chi come me ha la pelle secca, quindi vuole sì opacizzare le zone, ma mantenendo la radiosità e non seccando proprio del tutto la pelle e avere quell'effetto secchissimo. Per quanto riguarda le polveri viso, ovviamente Choose Me, queste sono le colorazioni che utilizzo io di solito, Gold, Petal Pink e Snob. E vado a ripassare tutto quello che abbiamo fatto in crema con appunto le polveri, utilizzando il pennello MT7, perfetto per le polveri. Fucsia super stratificabile, esce le guanciotte super juicy, all'interno c'è una perla che quindi non rende tutto super opaco, ma allo stesso tempo ovviamente si sfuma da Dio senza evidenziare la grana della pelle. Bellissimo questo colore. E ovviamente la cipria illuminante Petal Pink, andare a illuminare questa zona. Spero si percepisca il potere piallante e illuminante, lo metto proprio ai lati del naso per rimpicciolirlo otticamente. Sarà un po' ripetitiva, ma la mia mist preferita è questa qui di Morphe. Anche quest'anno veramente non l'ho abbandonata. Questa è la classica, ma in generale ho utilizzato questa qui al cocco e questa più idratante, ed è quella che andremo a utilizzare ora. Va a fondere per bene le polveri con il resto delle creme e ovviamente fissa il make-up. Preferito sopracciglia assolutamente questo nuovo di Mesauda. Mi piace tantissimo sia l'applicatore, che riesce a pettinare per bene le sopracciglia, che l'effetto, perché è sottilissimo, non lascia residui biancastri e le fissa veramente per tutto il giorno. Passiamo un attimo agli occhi, poi completiamo le sopracciglia. Palette dell'anno assolutamente è questa di Patrick Ta, con una fila dalle colorazioni più calde e una delle colorazioni più fredde. Tutte opache, l'amo. Vado a fare un look semplicissimo utilizzando le colorazioni più fredde. Poi vado a illuminare qui all'angolo interno con i due ombretti opachi. Amo illuminare con gli ombretti opachi, cioè quanto è bello, super glam. Poi un tocco di marrone e nero proprio all'attaccatura delle ciglia da metà occhio verso l'esterno. Ovviamente anche all'angolo interno. Fettini ciglia finte di Sweet. Prodotto preferito per le sopracciglia anche questo ombrettino di Benefit. Il colore è il 4 ed è perfetto per me. Era preferito sempre questo di Sweet e vado a pettinare finalmente le ciglia finte con le mie ciglia. Ce ne sono tanti di mascara, ma questo sicuramente è stato uno di quelli che ho utilizzato di più quest'anno. La labbra preferita, ho amato Iconic Nude di Charlotte Tilbury quest'anno, è un nude veramente bellissimo e naturale. Cioè, ditemi se non è bellissimo. E poi Soft Nude di Makeup by Mario, questo non è ancora arrivato in Italia, l'avevo preso in America ed è bellissimo. Cioè, un gloss colorato, super colorato, che dà questo effetto bagnato alle labbra. Wow. Di cosa stiamo parlando? Questi quindi erano tutti i miei preferiti. Ovviamente vi aspetto nei commenti per sapere quali sono stati i vostri preferiti 2023 e ci vediamo presto con i bocciati!